Ciao amici, tutti vogliamo avere un corpo snello e tonico, ma io non ho tempo. Appunto, per molti di noi non è possibile dedicare tanto tempo alla palestra. Per fortuna ci sono tre esercizi che allenano tutti i muscoli del corpo, così possiamo fare un workout completo in poco tempo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Roller per gli addominali. Il roller è uno strumento non molto conosciuto che permette di far lavorare più muscoli nello stesso tempo, addirittura una ventina tra addominali, flessori dell'anca, addominali obliqui, schiena alta e bassa e braccia. Secondo alcuni è più completo e quindi più efficace degli addominali classici crunch. Usando il roller si impara a controllare l'equilibrio, rafforzare gli addominali e mantenere saldo il tronco. Se gli esercizi sono svolti in modo posturalmente corretto, si possono riscontrare benefici a livello di schiena, soprattutto nella zona lombare. Come fare? Mettersi a terra a quattro zampe, appoggiare le mani e il peso sul roller, attivare addominali e glutei e fare scorrere il roller in avanti allungandosi il più possibile. Tenere la schiena dritta, mi raccomando, in particolar modo la zona lombo-sacrale. Muoversi avanti e indietro allungandosi e distendendosi al proprio ritmo ideale. Ripetere per 5 o 10 volte per iniziare. 2. Saltare in alto. Saltare non è solo divertente, ma è molto efficace per aumentare forza, resistenza e per tonificare tutto il corpo. Mi piace! Facciamo dei salti verticali allora. Con i piedi distanziati alla larghezza delle spalle, prima piegare le ginocchia a circa 60 gradi, poi saltare verso l'alto, iniziando con poca intensità, poi aumentando la forza gradualmente. Si possono anche alzare le braccia verso l'alto, ma attenzione all'atterraggio, bisogna sempre flettere le ginocchia e appoggiare prima la punta e poi il resto del piede. 3. Corda per arrampicarsi. Ma qui si usano solo le braccia, solo in apparenza. Allenarsi con la corda non sviluppa solo la parte alta del corpo, lavorano tutti i muscoli e si sviluppano agilità e controllo della coordinazione. I muscoli più direttamente coinvolti sono bicipiti, addominali, avambracci, spalle e tutta la schiena. Afferra la corda con le mani posizionate sopra la testa, una sopra l'altra. Poi mettere la corda tra le gambe e sollevarsi con le braccia. Stringere la corda con i piedi aiuta a dare la spinta per portare le braccia di nuovo in alto, una alla volta. Ora salire alternando le mani fino in cima, poi scendere nello stesso modo. Per aumentare l'intensità dell'esercizio usare solo le mani senza aiutarsi con piedi e gambe. Questi tre esercizi sono completi e attivano tutti i muscoli, così non abbiamo più scuse per non essere in forma. In descrizione c'è il link alla mia raccolta di video o playlist con tanti esercizi trendy e sani. Per seguire tutte le nuove uscite, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e abbonatevi per sostenere il mio progetto. Muoviti sano e resta in forma!